Ceno Game ci porta in una nuova dimensione. Con passione e coraggio siamo pronti a brillare. E Studio 7 TV ci guida ad ogni passo, ad ogni sfida da affrontare. Con orgoglio. Ceno Game Studio 7 TV, intervista di Pietro, il cuore di un campione. Ogni atleta una storia, ogni momento è un'emozione, con coraggio e con determinazione. Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Benvenuto a una nuova puntata, abbiamo ospite un grafico, parliamo di mondo digitale, soprattutto grafica 3D, digitale, lavoro grafico, e a questo punto abbiamo ospite Alessandro Pascolini. A questo punto prima domanda per chi non ti conosce, come lo descriveresti Alessandro oggi? Allora io mi occupo di consulenza creativa normalmente perché io nasco come 3D artist e poi sono diventato animatore, poi attraverso un percorso di universitario all'ISIA di Firenze mi sono specializzato in design della comunicazione del prodotto, dopodiché ho aperto uno studio insieme a miei compagni di corso che si chiamava Estraneo, era con sede a Firenze, in cui abbiamo sperimentato tantissimo del digitale, perché noi siamo una generazione che è nata a cavallo del passaggio appunto dall'analogico al digitale. Per cui sia a livello di comunicazione che poi per tutti i mezzi visuali, insomma, abbiamo vissuto questo cambiamento prendendo elementi dal vecchio mondo e dal nuovo mondo. Dopo di quello ho avuto un incarico di direzione creativa in uno studio, in un'agenzia integrata di comunicazione e sviluppo software, che è durato fino al 2020, anno in cui ho cominciato a fare consulenza creativa. Ora, con Domenico Dell'Osso, ho avuto l'occasione appunto di ritornare un po' rituffarmi nel mio passato e riprendere il discorso del 3D e dell'animazione, e mettendoci le mani, perché appunto quando avevo l'incarico di direzione creativa c'erano altri che si occupavano di questo. E quindi è stato un approccio nuovo alla materia, perché appunto parlando di Domenico Dell'Osso si parla del mondo dell'arte. E era nuovo per tutte e due perché lui aveva già fatto alcune esperienze di video e quindi di animazione dei propri personaggi, però la novità per lui era applicare tutto questo al mondo della musica, nel quale aveva già fatto delle copertine di album per Caparezza e per altri. E poi, però, non si erano mai tradotte in un video per una canzone. E quindi, nuovo per tutte e due, ci siamo buttati in questa nuova avventura. E poi dopo sono arrivati, oltre che appunto Domenico, ma sono arrivati Rockets con questo videoclip. Come nasce questo videoclip? Poi come si è sviluppato e quanto hanno influenzato non solo la musica, ma anche gli stessi Rockets nella realizzazione? Allora, il video è nato in maniera totalmente fortunosa perché io sono fan di Domenico e quindi niente da aveva in mente di realizzare questo video 3D e quindi aveva fatto un post sul proprio Facebook in cui
E diceva, vorrei fare mi servirebbe una persona che mi segue 3D, un'animazione. E io, tanto per, gli ho risposto. Poi ci siamo sentiti, ci siamo piaciuti subito e quindi niente, abbiamo cominciato a parlare di questo video. E quello che abbiamo fatto è stato stabilire, partendo dal picture disc che lui aveva realizzato per questo album di cover di The Rockets, che si chiama Time Machine. Ha realizzato questo picture disc, cioè un'immagine che è proprio stampata fisicamente sul disco stesso, proprio sul vinile, e che ritraeva uno sfondo con delle nuvole o galassie e dei razzi in partenza. E quindi quella è stata la prima fonte di ispirazione, perché poi c'erano una squadra di quattro mini posti sopra sembrava quasi un bel vedere, una terrazza rosa in basso a sinistra. E quindi già qualche elemento di ispirazione per la trama c'era già, perché la domanda era che ci facevano questi omini lì a guardare questi razzi in partenza. E poi ovviamente c'era anche il testo della canzone, cioè di Last Train to London, degli Electric Light Orchestra, che appunto racconta di questa persona innamorata che appunto con la propria amata, passando una serata meravigliosa nei dintorni di Londra. La musica è perfetta e sono quelle serate che vorresti non finissero mai, che si cristallizzassero in quel momento, e però purtroppo ha da prendere questo treno. E quindi è lì combattuto sul da farsi, se andare via o rimanere, e quindi niente, si svolge così la canzone. Quindi questo qua era un elemento che a noi serviva ovviamente per andare a sviluppare poi quella che è stata la trama del video. Cioè, prima cosa, abbiamo stabilito, ci siamo chiesti, ma poi questo il treno l'ha preso o no? Perché quella è la domanda. Che cosa è successo? Quest'amore è andato avanti? Allora, come prima cosa abbiamo deciso che lui il treno l'avrebbe preso. E anche dare una lettura di quello che sarebbe successo dopo. Quindi, stabilito l'inizio e la fine di del video, cioè l'inizio, appunto di questo personaggio tipico di Domenico Dell'Osso, fermo all'inizio di questo belvedere, che poi è diventata una strada rosa lunghissima, tutto il percorso fino allo spazioporto, dove avrebbe preso questo razzo, che ovviamente metaforicamente era il treno della canzone, e quindi sappiamo l'inizio e la fine. Poi con Domenico all'inizio un po' abbiamo sviluppato insieme gli accadimenti. Poi via via abbiamo sempre parlato più dei fatti nostri che del video in sé. E ci siamo confrontati molto sulla vita, sulle cose che ci piacevano o meno. E quindi praticamente si è creata questa sintonia che è servita poi per andare a ricreare non tanto il segno grafico di Domenico, perché io non sono Domenico, e quindi le cose sono due: o lui mi disegnava tutto, però ovviamente trasporre poi le sue opere bidimensionali in 3D non sarebbe stata un'operazione tanto convincente, oppure ricreavo il suo modo di dipingere, ovvero il suo modo di creare, nel senso che lui si trova davanti a una tela vuota e da lì entra in questo suo mondo fantastico, pieno di questi personaggi che affrontano delle situazioni di diverso genere, tristi, allegre e quant'altro, in questo ambiente surreale. E allo stesso modo io mi trovo davanti a un monitor vuoto con questa camminata di questo omino di 4 minuti e mezzo, e tutto da inventare. Cioè, che cosa poteva succedere a questo omino durante la sua passeggiata? Questa era la domanda. E quindi si è ricreato questo parallelismo, cioè tra il suo modo di dipingere e il mio modo
e creare animazioni. Quindi a quel punto mi ha dato completamente carta bianca, ho potuto mettere tutti i riferimenti, tutti i disegni, tutte le cose che mi venivano in mente, anche perché appunto di fondo poi si è strutturata la vera trama, cioè il l'omino che cosa stava facendo in questo video. Praticamente abbiamo pensato che potesse essere questo video il ricordo di una persona che vive nel 2024, però nel 1979, anno in cui la canzone era ambientata, fosse innamorato e vivesse a Londra. E quindi abbiamo preso tutti i riferimenti possibili alla musica, all'architettura, all'arte, alla televisione, alla cronaca, che era possibile avere di quel periodo lì. La mia idea non era quella di andare a prendere tutti questi elementi e ricrearli in maniera perfetta, perché il ricordo degli avvenimenti avvenuti più di 50 anni fa non può essere perfetto, a meno che uno non sia, che ne so, appassionato di treni, allora magari quel treno specifico della metropolitana di Londra, magari se lo ricorda perfettamente perché è un appassionato, ma se uno non è un appassionato, ha un ricordo vago. Magari, visto che c'erano tanti tipi di treni diversi sulle linee londinesi di quel periodo, magari uno ha un ricordo sovrapposto, per cui magari, che ne so, la maniglia di un certo treno, il sedile di un altro, il tessuto dei sedili di un altro ancora. Per cui si va a creare questo insieme che l'importante per me era creare un po' il gusto di quell'epoca lì. Per cui ci sono riferimenti ai The Who, ad altri gruppi musicali, al revival mod che stava ritornando in quel periodo lì, un po' di contestualizzazione con i Big Ben e altri elementi londinesi e niente. Poi arrivando ai Rockets, i Rockets praticamente, soprattutto Fabrice Quagliottì, ci hanno aiutato poi a portare tutto questo insieme in maniera un po' più comprensibile per il loro pubblico. Perché ovviamente il pubblico dei Rockets è molto particolare, per cui Fabrice fortunatamente lo conosce molto bene, per cui magari ci chiedeva: guarda, questo riferimento qua dovrebbe essere un po' più chiaro, oppure ne so, voglio che si riconosca di più la città di Londra, allora magari si aggiungevano più elementi riferiti a quella città. Comunque anche lui è stato molto, ci ha dato molta fiducia, nel senso, anche lui, al di là di queste modifiche o richieste, ha dato veramente carta bianca, per cui alla fine poi il prodotto è piaciuto, ha avuto un buon riscontro, le visite ora, da 2 settimane, poco più che online, e insomma ha avuto un buon successo e questo ci è molto piaciuto. Mi è molto piaciuto anche il fatto che sia stato apprezzato anche dai fan dei Rockets della vecchia guardia. Perché i Rockets hanno 2 generazioni, diciamo, di fan, quelli un po' più legati al primo periodo e quelli un po' legati a quelli successivi. E apparentemente sembra che questo video un po' li abbia messi un po' d'accordo, perché ci sono state un po' attestate di apprezzamento da parte di tutte e due, chiamiamole fazioni, poi fazioni non so. E a questo punto tu appunto hai citato il fatto dei Rockets, la loro prima immagine, la sensazione che hai provato vedendo quando hanno visto il prodotto finale, i Rockets hanno visto questo prodotto, vedendo le loro espressioni più che sentire le loro parole, qual è stata poi la tua sensazione
capendo che poi le loro reazioni in fondo erano positive, però lo vedevi più che sentirlo con le parole, lo vedevi proprio con la sensazione del viso. Ma la cosa atipica di questa produzione qua, che è veramente stata un'avventura veramente molto strana, è il fatto che noi non ci siamo mai visti di persona. Cioè, anche domenica io l'ho visto, mi sa che abbiamo fatto la prima videochiamata tipo 2 settimane fa, una cosa del genere. E quindi tutta l'operazione è nata su Facebook. È andata avanti su WhatsApp e quindi ci scambiavamo questi WhatsApp, poi ci chiamavamo ovviamente via voce, però mai guardandoci. E questa cosa qua all'inizio è stato un caso, poi è diventato quasi un vezzo, diciamo, un provare un modo nuovo. Per me non è esattamente una cosa nuova, perché già all'inizio degli anni 2000 mi capitava di lavorare magari e fare produrre grafica per delle agenzie pubblicitarie che praticamente veramente non li conoscevo proprio, e quindi magari mi chiamavano al telefono, mi mandavano un'email, ma non c'era questo rapporto di persona. Per cui ci siamo molto affidati l'uno all'altro, e comunque è stata una cosa veramente molto divertente. Cioè, ci sono i pro e i contro nel lavorare in questa maniera, però insomma, se il risultato comunque ha portato la felicità nei Rockets e anche da parte nostra e dei fan, insomma, tutto bene. A questo punto i progetti futuri è trovare altri gruppi che si permettano poi di sviluppare e migliorare, poi che nel lavoro non si mai smette mai di imparare alla fine. Sì, cioè questo tipo di lavoro, soprattutto la produzione di video digitali, è veramente un mondo enorme. Già quello del 3D di per sé è incredibile, perché appunto le situazioni che uno deve andare a ricreare sono tantissime, gli strumenti sono altrettanti e ogni strumento è... Sono suite praticamente, non sono dei programmi, cioè sono dei programmi dove dentro ci sono tantissimi strumenti molto complessi e continuamente in aggiornamento, per cui non è che uno può conoscere tutto quel programma lì. E può volta a volta pensare, dice: guarda, io voglio fare la scia dei razzi che si muovono nel cielo. Come la faccio? Con che programma lo faccio? Che cosa mi conviene utilizzare? Qual è la strategia? E quindi tutte le volte è come un imparare, insomma, per ottenere quel risultato lì. Certo, il rischio è quello di farsi comandare dall'applicazione, perché dice: guarda, io faccio solo quello che so fare e mi limito a quello. Lì sta la curiosità, è un po' anche ai tempi a disposizione che uno può avere, perché ovviamente... Poi non è che uno può stare a studiare un anno su come fare la scia di un razzo, perché a un certo punto uno si deve dare pace e dire: vabbè, questo qua è il migliore risultato e posso ottenere questo tempo con questi mezzi. E invece ci sono aneddoti che ti ricordi particolari oppure che comunque vada, ti ha messo inizialmente un po' in crisi nella realizzazione del videoclip? All'inizio era abbastanza inquietante il fatto che le canzoni di allora, insomma, duravano abbastanza, erano lunghe, per cui 4 minuti e mezzo è roba da riempire con un video. E poi avevamo scelto appunto questa azione ripetitiva della camminata, per cui 4 minuti e mezzo a guardare questo mino che va avanti dritto, insomma. E poteva risultare noioso, poteva risultare poco interessante e quant'altro. Per cui, sì, insomma, c'era da pensare a tantissimi elementi. Fortunatamente la storia, da una parte fortunatamente, da una parte sfortunatamente, perché ci sono stati anche degli avvenimenti poco allegri,
la storia di quel periodo in Inghilterra è molto ricca. Poi l'ascesa al potere della Thatcher, poi tutto il malcontento che c'era in quel periodo, gli scioperi che stavano mettendo in ginocchio l'intera società e il sistema produttivo, il cambiamento proprio che le persone stavano vivendo con il nuovo governo. C'era un periodo comunque in cui c'era molta tensione tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Si sta passando poi da un sistema i primi centri commerciali, cioè quindi questi non luoghi che sembravano un po' estranei alla cultura. Insomma, c'è veramente tanta carne al fuoco in quel periodo. Poi a livello di film esagerati, cioè c'era in quell'anno è uscito Alien, c'era il nuovo James Bond, la Via Galattica per autostoppisti, cioè tutti quei film che poi sono giunti ai giorni nostri anche nella cultura geek o nerd, insomma, che hanno lasciato veramente il segno. Per cui, insomma, di occasioni per citazione o cose del genere, ce n'erano tante. E tutto stava nel dargli una funzione a queste citazioni, perché nelle varie sequenze del video, che ci sono delle sequenze più dense, alcune meno, alcune che rappresentano più l'impegno sociale, altro il mondo consumistico e niente. Per cui, ovviamente il giochino mio era creare queste situazioni e poi mandargliele a Domenico e fargli indovinare che cosa fosse. E quindi c'erano grandi scherzoni su queste cose. Tipo, che ne so, a un certo punto si vede. È una viene granchio, ma lobster, l'astice, insomma, volante che manda dei raggi sulla navicella che svolazza lì sotto, e quello lì è un segnale Morse, per cui uno si deve mettere lì a vedere la lunghezza dei raggi, la persistenza dei raggi, per capire un indizio che poi spiega che cos'è quella, perché c'è l'astice, che ora non dirò. Quindi possiamo dire che c'è stata una sinergia tra te e Domenico, una relazione amorosa sensi a livello poetico per la realizzazione e poi il prodotto finale che è questo videoclip. Sì, c'è stato grande divertimento, un grande scambio umano proprio. E quindi sì, è stata un'esperienza un po' fuori dai canoni classici di creatività e produzioni un po' più canoniche che di solito si ha, dove magari ci sono un po' più di paletti, un po' più di esigenze di mercato. Insomma, è stata più un'operazione veramente artistica. E infatti ora la stiamo pubblicando per inserirla in alcuni concorsi e, insomma, però questo qua piano piano sveleremo quali co concorsi andremo a partecipare. Ora siamo in fase di iscrizione, insomma, e discutendo su questo sì, questo no, perché ovviamente ogni concorso poi ha la sua peculiarità. A questo punto, intanto, noi ti ringraziamo di essere stato ospite. A questo punto ci diamo appuntamento alla fine di questi concorsi per vedere quali risultati e soprattutto quali sono poi i lavori successivi, perché a questo punto ci appassioniamo anche noi di grafica 3D. E a questo punto ci mancano solo una cosa fondamentale, i saluti finali. Va bene, allora vi ringrazio per questa opportunità e ringrazio ovviamente Domenico perché appunto è stato lui il motore di tutta questa iniziativa del video, ovviamente i Rockets e tutti i loro fan che sono meravigliosi, veramente molto calorosi, ci hanno accolto nella loro comunità, è stato Studio 7 veramente TV molto e carino. Sport Piciano Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata.
siamo pronti a brillare, e Studio 7 TV.